Amici di Guglielmo TV, ben ritrovati. È un'altra puntata particolare, un'altra puntata che sarà molto fascinosa perché abbiamo la storia della musica con noi. Gianni Petanati, sigla. Help me somebody. Gianni. Buongiorno a tutti gli amici di Guglielmo TV. Abbiamo girovagato un poco per Albenga in questi 2-3 anni, incrociandosi molto spesso, senza mai conoscersi personalmente. Poi, di fronte a un buon bicchiere, al dopolavoro ferroviario, ciao Gianni, so chi sei, Stefano, e poi auspice un altro Gianni, non diciamo l'attività perché non facciamo pubblicità alle banche, così è nato questo contatto che ti ha portato qua, qui con noi. Dire che sei un'icona è ancora molto molto riduttivo, però sarebbe riduttivo identificare Gianni Petanati con quello che è il suo successo, come mi raccontavi poco fa, ancora tra le 30 canzoni più seguite nei luoghi marini, Bandiera Gialla, perché è vero che è stato sia successo sia nei karaoke che suonata, che suonata. È vero che è successo che ti ha consacrato come un grande idolo, però Gianni Petanati non è solo Bandiera Gialla, ma nella tua carriera ci sono tante vite vissute nell'arte e anche nel giornalismo, vero? C'è questo fatto che Bandiera Gialla ha venduto 10 milioni di copie, mentre la Tramontana che ho fatto a Sanremo ha venduto solo 1 milione di copie. La Rivoluzione, ti è rimasta una cassapanca di dischi invenduti, via. Una cassapanca di dischi invenduti. No, tutti i dischi che ho fatto hanno superato largamente le 100.000 copie, ma quello è stato un po' come per Ritettone, non è cuore matto, non. Ogni cantante ha una canzone per cui viene ricordato sempre. Di conseguenza un po' come di l'Isola di Wight. C'è qualche caso che fa eccezione. Prima parlavi di Gianni Morandi, potremmo citare Lucio Dalla magari. Ma Gianni Morandi la gente lo ricorda più per In ginocchio da te che per Non le ultime, che ha fatto tra l'altro alcune molto belle, cioè canzoni stonate che non ha avuto molto successo. Oppure Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Ecco, lo ricordo quello quando lo canta nei palasporti, cioè, canta Fatti mandare dalla mamma, viene in teatro. Cosa si inventa oggi nella musica cantata? Più niente? Beh, io non vorrei essere negativo, però la musica che ascolta mio figlio, gli dico, ma adesso me la racconti, perché questo è un parlato. Io ho fatto la scuola del Piccolo Teatro di Milano con Strelli, il mio maestro era Ruggero Ricobbi, mi diceva, il canto non è che un parlare, come diceva Omero con l'Odissea di Ilia, di andare in giro con la lira e cantare. Quindi basta aumentare o alzare il tono della voce secondo un certo pentagramma, e infatti chi fa teatro sa quasi sempre cantare. Proietti era un cantante, tantissimi altri attori hanno fatto i cantanti prima. Ho avuto la fortuna del 1979-80. Perché mi hanno insegnato a usare il diaframma, che è questa cosa qui, che è un amplificatore interno. Lo facciamo noi nel kendo, nelle arti marziali, usiamo il diaframma per portare il chiai. C'è una battuta su Mazzola, lo faccio mio, sia Faletti, il mio caro amico. Lui diceva, com'è andata la partita Mazzola? Bene, abbiamo attaccato, ma per ora il secondo tempo? Allora, anni fa ti dicevo che ho avuto la fortuna di intervistare in un'altra radio, Radio Liguria International, un personaggio come Severino Gazzelloni. Sappiamo di chi parliamo, leggendario flauto d'oro, no? Una delle domande che gli feci, perché mi avevo preparato una scaletta, mi prepararono anche con un poco di ansietà, guarda di non fare domande banali, stai attento, il maestro potrebbe arrabbiarsi. Arrivò quella sera, che era quasi mezzanotte dopo il concerto con Canino, no? E sulle spalle, con un sorriso largo così, ho buttato via la scaletta con le domande, si manti a braccio come facciamo con te adesso. Gli posi una domanda a cui lui rispose molto serenamente e molto sinteticamente. I cantautori, era ancora l'epoca dei cantautori negli anni 80, andavano molto in voga, adesso un po' meno. I cantautori cominciato negli anni 70, poi negli anni, esatto, che hanno avuto un picco, poi negli anni 80 è cominciato un lento declino che è arrivata la disco music, eccetera. Guccini non vuol più fare nulla neanche lui. Beh, insomma, i cantautori potranno diventare un giorno dei classici, tu cosa ne dici? I cantautori? Lui disse sì, un giorno potranno diventare dei classici. Lucio Dalla sicuramente, Lucio Battisti è il nostro Mozart, assolutamente sì, De André sì, Tenco, Bindi anche se poco lo conoscono,
perché non ha scritto molte canzoni, perché ha scritto il nostro concerto. Però era molto preparato Umberto Bindi. Era diplomato qui a Genova, al conservatorio. Tra l'altro è una persona squisita che ha scritto una canzone per me, Non c'è domani, che purtroppo la casa discografica ha voluto che la mettessi in un LP. L'ha incisa Shirley Bassey in inglese, è stata al primo posto 3 settimane in America. Shirley Bassey, che tra l'altro cantò anche in una bellissima colonna sonora di un film di James Bond, 007. Goldfinger. Missione Goldfinger, eh? Goldfinger. E sulle note di Goldfinger, che con la sua bellissima voce ci ha fatto sognare un attimino Gianni Pettanati, noi vi salutiamo per ritrovarci in un'altra puntata, perché con Gianni abbiamo ancora tante cose da raccontare. A presto.